Nel 98 Mario si era dunque fatto assegnare dal Senato un'ambasceria, una missio libera in Oriente, perché la situazione politica a Roma per lui era diventata insostenibile. La sua momentanea assenza dalla scena politica determinò l'ascesa di un'altra figura chiave di questo periodo, Lucio Cornelio Silla. Nato probabilmente nel 138 a.C., egli era un patrizio appoggiato dalla nobiltà, un patrizio non ricco che grazie a due eredità aveva potuto sostenere tutte le spese per garantirsi l'accesso alle cariche politiche, alla carriera politica, al cosiddetto cursus honorum. In gioventù egli aveva combattuto con Mario nella campagna militare in Africa contro il re di Numidia, Giugurta. Ben presto però i due si erano ritrovati schierati su fronti politici opposti. Mentre Mario era diventato un punto di riferimento per la corrente popolare, Silla apparve ben presto agli ottimati come l'uomo che avrebbe potuto difendere il loro potere dagli attacchi dei popolari. Lo scontro tra Mario e Silla si accese in occasione della guerra contro Mitridate VI, re del Ponto, un piccolo regno sulla costa meridionale del Mar Nero, che non era controllato direttamente da Roma, ma era un regno satellite, un regno tributario, doveva cioè pagare dei tributi. A partire dall'89 a.C. il re del Ponto non solo si era ribellato alla dominazione romana, ma aveva avviato un progetto di espansione in grande stile nelle aree dell'Asia Minore. Minacciava cioè di distruggere l'equilibrio politico nelle province d'Asia. Silla dunque, in qualità di console, era partito in guerra contro Mitridate nell'89. Nel frattempo a Roma, il Partito Popolare, guidato da Mario, aveva fatto approvare dai comizi una legge che trasferiva a Mario il comando della guerra. Silla, impegnato in Oriente contro Mitridate, rifiutò di piegarsi alla volontà dei comizi e quindi proseguì la sua campagna militare. In 4 anni di guerra ristabilì l'ordine nel Ponto, sottomettendo definitivamente Mitridate. Tale rifiuto di piegarsi alla volontà dei comizi segnò l'inizio della prima guerra civile. Mario, infatti, a Roma, era diventato console e aveva attuato una serie di sanguinose persecuzioni contro i seguaci di Silla, mentre Silla era ancora impegnato nella campagna militare contro Mitridate. Mario morì nell'86 a.C., lasciando i popolari privi di una guida. Silla tornò a Roma dal Ponto nell'83 a.C. Aveva dalla sua un esercito esperto e fedelissimo, oltre alle ingenti ricchezze accumulate in Oriente. Non esitò quindi a guidare l'esercito contro Roma, dove si scontrò con i seguaci di Mario, sconfiggendoli. Silla fu il primo generale nella storia di Roma a varcare il Pomerium, il confine sacro inviolabile delle mura cittadine. Egli si impadronì della città nell'82 a.C., mettendo in atto un vero e proprio colpo di Stato.